La confezione di vendita racchiude, oltre al notebook di Xiaomi, anche un manuale utente in lingua cinese con la certificazione per la garanzia ed il caricatore USB Type-C compresa asiatica, pertanto dovremmo dotarci di adattatore europeo. Il design del Mi Notebook Air 13.3 è molto elegante e sobrio. Non troviamo alcun logo se non sulla parte inferiore della scocca, dove troviamo anche un grosso adesivo con i loghi Windows, Nvidia ed HP, partner per la realizzazione del notebook. Sempre sulla parte inferiore troviamo 5 gommini per rialzare il notebook da eventuali superfici, evitando graffi alla scocca e che ne aumentano il grip. Sono presenti inoltre 7 viti per la rimozione del pannello e 2 piccole griglie sui lati adibite agli speaker stereo, nonché una più grande sulla parte centrale dello chassis adibita alla reazione. Lo chassis è completamente realizzato in alluminio e l'apertura del display è favorito da una comoda scanalatura sul profilo frontale del notebook, nonché da una grande cerniera che copre quasi l'intera larghezza dello stesso. Il display è un'unità da 13.3 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD, il quale copre per circa l'80,1% la superficie a disposizione, grazie all'adozione di cornici ridotte sui lati, mentre la cornice inferiore è più evidente ospitando il logo dell'azienda. La cornice superiore invece incorpora una webcam HD da 1 megapixel con 2 microfoni ed un piccolo LED di luce bianca che ne evidenzia l'utilizzo o meno della fotocamera, che in condizioni di buona luminosità risulta discreta. Il display offre una risoluzione Full HD in formato 16 noni con tecnologia IPS Full Laminated che si traduce in una resa cromatica eccellente, ben tarata e davvero gratificante. I neri risultano profondi ed i colori in generale non vengono alterati, anche quando incliniamo il display raggiungendo un angolo massimo di 135 gradi, supportato dall'ottima cerniera che garantisce la stabilità del notebook. Unica pecca è la superficie, che risulta troppo riflettente, penalizzando l'utilizzo del Mi Notebook Air all'aperto in condizioni di luminosità intensa. Al di sotto del display troviamo la tastiera con layout americano, ma con possibilità di settare il QWERTY in italiano. I tasti ad isola hanno una corsa ridotta a 1,5 mm, che si traduce in un buon feedback ed un rumore contenuto durante l'utilizzo. La tastiera inoltre è retroilluminata, con la possibilità di accendere o spegnere questa opzione tramite l'apposito pulsante. La retroilluminazione è uniforme e priva di sfarfalli, ha il giusto grado di illuminazione che permette una scrittura comoda anche in ore notturne. A coadiuvare la tastiera ci pensa l'ottimo trackpad con dimensioni generose, il quale risulta fluido grazie alla superficie in similvetro con cui è ricoperto. Possono essere sfruttate tutte le gesture native di Windows, ma la vera particolarità sta nell'integrazione di un sensore di impronte digitali posto nell'angolo superiore destro del trackpad, il cui riconoscimento è praticamente istantaneo, permettendo una maggior sicurezza e privacy relativa all'utilizzo del PC. Sul profilo sinistro è collegata una porta USB 3.0, una porta HDMI e l'ingresso jack da 3.5 mm. Sul profilo destro invece è presente una porta USB 3.0, la porta USB Type-C per la ricarica e scambio dati ed un piccolo LED di stato. Purtroppo è assente lo slot per l'inserimento di una scheda SD o microSD, ma con un adattatore ed una piccola spesa risolviamo tranquillamente questa mancanza. La costruzione generale è davvero perfetta ed infatti non sono presenti punti deboli. La solidità è sicuramente assicurata anche dal buon bilanciamento che restituisce la cerniera, permettendo al display di non flettere anche quando si adopera il notebook poggiato sulle proprie gambe. Lo Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 offre una connettività più che completa, in quanto troviamo presente il modulo Wi-Fi Dual Band e il modulo Bluetooth 4.1, ma soprattutto troviamo un processore Intel Core i5-6200U con architettura Skylake, 8 GB di memoria RAM di tipo DDR4 e 256 GB di storage SSD Samsung, con possibilità di espansione tramite uno slot PCI Express libero. Questa potenza nell'utilizzo quotidiano ci permette di usufruire del notebook senza alcun compromesso, in ogni situazione, senza rallentamenti o lag di alcun tipo. Ma lo Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 può essere anche sfruttato per situazioni più delicate, come il rendering video, ottenendo altrettanto performance appaganti e comunque in linea con modelli della stessa configurazione hardware, grazie anche alla presenza della scheda grafica dedicata fornita da Nvidia, con tecnologia GDDR5 e memoria da 1 GB. Tutto ciò ci permette di sfruttare il notebook Xiaomi anche per sessioni di gaming, con una giocabilità più che buona, a condizione di non stressarlo troppo.
Possiamo inoltre godere di un ottimo comparto audio sviluppato attraverso un doppio speaker HPG con potenza di 4 watt complessivamente. Il volume è decisamente alto e di buona resa, con un buon bilanciamento delle varie frequenze di ascolto. Infine, troviamo una batteria da 40 W che permette al notebook di Xiaomi di performare circa 6 ore con un utilizzo medio, come office o internet, mentre se sfruttiamo le performance del Mi Notebook Air per video editing e gaming, allora l'autonomia scende a circa 3 ore. Ad ogni modo, con circa 40 minuti tramite il caricatore in dotazione, arriveremo a circa un 50% di ricarica, mentre occorreranno 90 minuti circa per una carica completa. Capitolo a parte forse andrebbe dedicato al sistema operativo, in quanto lo Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 arriverà a casa vostra con la licenza Windows nella sola lingua cinese, pertanto dovrete smanettare un po' prima di utilizzare il gioiello tecnologico, ma comunque nel giro di un'ora avrete risolto il problema in quanto è possibile installare una versione di Windows 10 completamente in italiano. Come sempre ringrazio lo store online gearbest.com per l'invio del sample, a cui potrete rivolgervi per l'acquisto di questo meraviglioso notebook. Naturalmente in descrizione vi lascerò il link per l'acquisto, ma soprattutto vi lascerò anche il link per la recensione completa, in cui tratteremo un approfondimento di questo notebook Xiaomi, ma soprattutto trarrò anche lì le mie conclusioni. E infine vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare le notifiche tramite la campanellina di YouTube, commentare questo video e mettere un bel like.